Ormai come superi la striscia lì, scatta subito il semaforo e multa a vigore. La gente è contentissima a prendere le multe così. E tanta gente non lo sa nemmeno, quindi poi ci rimane anche male. Ma la sorella che ha preso la multa, bella, adesso basta. Io ho toccato la riga. Due punti sulla patente e 48 euro di multa. Quindi, cioè, non mi sembra giusto, perché se avessi fatto un'infrazione, però così veramente... Anche mio figlio ha preso una multa e dice non ho passato la riga, senza fare infrazione, perché se non si passa col rosso si rimane male. Io chissà quante volte io passo tutto, a me per ora non mi è arrivato nulla, perché è successa alla mia figliola, se no io non lo sapevo neanche, lo guardavo la riga. Ha capito, siamo rimasti tutti, si sente tutti brontolare, perché insomma, non so, dovevano almeno avvertire, chi ce l'ha detto che era successo questo del semaforo, nessuno. Qui ancora non l'ho presa e spero di non prenderla, anche perché i vigili farebbero meglio a fare altri tipi di controllo, sia a Montecatini che nella zona limitrofe, tipo l'autovelox la notte, le pattuglie a controllare la gente che gira, eccetera. Quindi credo che questo sia l'ultimo dei problemi. Io personalmente per ora non me ne è arrivate punte di multe, però spero che non mi arrivino, perché tutti facciamo quella strada. Solo che è arrivata mia sorella e a due o tre miei clienti gli sono arrivate, sono tutte molto molto arrabbiate. No, il comune vuole fare caso, tutto qua. Perché tanto il comune non viene a vedere, guarda dove mi ha messo il coso qui. Davanti a un'attività, ma ha messo la monnezza, come si dice a Napoli. Sono andato a fare reclami quattro volte al comune e nessuno viene a fare niente. Sembra che stiano un po' rivedendo un po' le cose, forse. Verrà rivista anche il discorso delle multe, non si sa bene. Qui la gente che si lamenta appena fanno un passo con la ruota davanti arriva la multa, che poi non sanno dove ritirarle, se a Pescia, se a Montecatini, un casino. Insomma, la gente non è contenta di sicuro. Sì, che questo che vi posso dire è questo.